Francia questa mattina ha respinto 140 migranti, i quali ieri sera a piedi e a nuoto erano entrati dal confine italiano di Ponte San Ludovico a Ventimiglia. Sono stati rintracciati a Mentone. Accompagnati alla frontiera, stamani i migranti sono stati consegnati alla polizia italiana. Sempre questa mattina 300 migranti hanno cercato di manifestare nella zona della spiaggia dei Balzi Rossi a Ventimiglia per chiedere l'apertura della frontiera con la Francia. Dura la reazione delle forze dell'ordine italiane, già approvate dal difficile controllo del confine e dall'allerta terrorismo. Di là! Di là! Ci sono stati momenti di tensione, come documentano queste immagini del sito fanpage.it. Oh! Via di lì, eh! È veloce! Quickly! Quickly! La tensione di un carabiniere si è scagliata anche contro il diritto all'informazione. Mi dico di andare di là, questa è l'operazione di polizia. Oh, calma, calma. Frontiera chiusa al nord, frontiera aperta al sud. Stamani a Pozzallo in Sicilia sono arrivati 307 migranti, tra cui 70 minori, tratti in salvo dalla Guardia Costiera. Dall'inizio dell'anno, lungo la rotta del Mediterraneo centrale, sono arrivati 90.000 migranti. Stesso numero nello stesso periodo dello scorso anno, fa sapere l'Unione Europea. L'attenzione di Bruxelles è concentrata anche sulle minacce della Turchia di far saltare l'accordo sul controllo delle proprie frontiere se l'Europa non concederà ai turchi la possibilità di viaggiare senza visto nell'area Schengen. L'Unione Europea già sostiene la Turchia con 2,1 miliardi di euro per l'accoglienza dei migranti. Se il presidente turco Erdogan dovesse rompere le relazioni con Bruxelles, allora si dovrà pensare a sostenere anche economicamente gli sforzi della Grecia lungo il confine con la Turchia per mantenere chiusa la cosiddetta rotta balcanica.